Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi del trattamento per le occhiaie per togliere definitivamente le occhiaie attraverso l'acido ialuronico. L'acido ialuronico non mi uscirà mai nella vita. Comunque, mi avete capita. Dunque, io ho fatto il trattamento il 12 di marzo, prima che cominci a chiudere tutto, prima del lockdown, e quindi mi mancava una seduta del trattamento più altre due sedute che sono di idrocarburi. E comunque io il trattamento l'ho fatto. Vi lascio al video tutorial. Eccomi, è venuta l'infermiera, mi ha messo l'assistente, mi ha messo una crema per così non sento il dolore. Dopo poi vediamo, perché io il primo trattamento l'avevo già fatto, dà un pochettino di fastidio, ma non fa per niente male. Cioè, se non ho sentito dolore io, non lo sente nessuno, va bene? Adesso verrà la dottoressa che mi farà il trattamento, perché mi ha detto che comunque ho migliorato, è vero. Io il trattamento l'avevo fatto il 12 di marzo, il giorno dopo hanno chiuso tutto. Guarda la sfiga, sono anni che lo voglio fare, quando lo faccio chiudono tutto. E quindi niente, mi aveva fatto l'iniezione dell'acido ialuronico. Il problema è che è rimasta un po'. Non sono soddisfatta perché si vede proprio il nero ancora sotto, e mi ha detto che mi finirà il trattamento e poi mi faranno un trattamento per schiarire, idrocarburi si chiama forse, comunque glielo chiederò. Niente ragazze, guarda come sono, niente, credo che mi lasciano così quarto d'ora, perché anche l'altra volta quarto d'ora, 20 minuti, così fa effetto la crema. E niente, quando arriva la dottoressa spero che mi lascia fare il video. Ok, ma credo che sì, mi ha detto la roba. Va bene, non c'è problema. Bene. ¿Cómo te ven las ojeras? Oscuras. Oscuras. Hay que despigmentarlas, ¿eh? ¿Qué? Que hay que despigmentarlas. ¿Qué sentido? Que no entendí. ¿En qué sentido? Hay una mesoterapia para hacerlas más Sí, claritas. esto me lo he dicho ya la otra vez, Ah. pero sabiendo que el lockdown y todo eso, al final Sí, no no lo puedes podemos hacer hacer. nada. ¿Miras el techo? ¿Hacia el techo? Mira. Oye, muy bien, ¿eh? Solo falta un pelín Un ahí pelín, sí. Esto sí, que no se nota. Por ejemplo, cuando me pongo maquillaje o algo, y. ya no se nota como antes. Es una gotita lo que hace falta, muy poquito. Non sento proprio niente, non sento nessun tipo di dolore. Sembra che fa paura, però non si sente niente, non ho sentito niente. Queste qua sono le iniezioni di acido ialuronico che ho fatto nella la seconda seduta. Questa qua è la mia terza seduta per il trattamento contro le occhiaie. Guarda, adesso mi ha messo un'altra volta in estetico e niente, speriamo che fa. Mi ha detto 10 minuti e farà effetto. Questa è favolosa, simpaticissima, gentile, fantastica. ¿Quieres que quito la mascarilla Sí, te o...? la puedes quitar si quieres. Yo llevo Vale. doble, por eso. Vale. Grazie.
Ya está. ¿Ya? Rápido. Ahora viene la otra parte. Vale. ¿Duele? No. Vale. Como lo que te hizo, más o menos. Gente, vi ripeto, io non sento nessun tipo di dolore e se non lo sento io, non lo sente nessuno. Dalla pincella ci passi anche. Allora, quando arrivo sopra?
Come vedete adesso mi ha inserito il pigmento sotto la pelle, sotto le occhiaie, e adesso mi rimassaggia così riesce a spalmarlo bene, riesce a stendere bene il colore. Io tanti carino, grazie. Intanto ho posto pigmentazione abajo della pelle. Sì, per che se te vaya el oscurito. Wow. Un trattamento despigmentante. Y se te queda hinchadito, pero no te asustes que baja. Puedo tomar sol, puedo ya, hace falta. Sono tornata per fare il secondo trattamento, adesso mi hanno messo la crema e sto aspettando la dottoressa che viene. Total, vale. Vale. La otra vez te salieron hematomas. No, nada. Ah, vale. Nada di nada, per questo dico, pregunto. Si no salen hematomas, no, nada. Ya. Perfetto. Ah, finito. Bella gente, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il trattamento vi sia piaciuto. Io il 30 di questo mese ho un'altra seduta perché la dottoressa mi ha detto che con una seduta non si vede tanto il risultato, ma si vede dalla seconda. Io ce l'ho tutto incluso nel prezzo. Allora, il costo per questo trattamento varia da un posto all'altro e devi andare dalle cliniche, parlare con dei medici, non dell'estetista, perché questo qua è un trattamento invasivo, cioè deve essere un medico per forza. Io sono andata da questa clinica perché prima di tutto trasmette una sicurezza, trasmette una professionalità pazzesca, anche se mi ha consigliato un'amica mia, l'Alessia, ciao bella! E quindi ti dico, cioè lei è un chirurgo, lei sa quello che fa, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto il primo trattamento perché realmente io non ho sentito niente, cioè perché mi hanno messo questa crema qua, crema anestetica, io non ho sentito niente, cioè tranne quando ho fatto il trattamento per la pigmentazione la seconda volta, mi ha dato un pochettino fastidio, ma nulla di che. Per chi mi conosce sa che io non tollero il dolore neanche un po'. E quindi se questo non mi ha fatto male a me, non farà male a nessuno. Cioè, il risultato, dunque, io già a marzo ho visto il risultato, perché vi spiego, io avevo delle occhiaie profonde, cioè proprio avevo un buco qua, cioè anche se mi trucco, mi metto il correttore, cioè proprio si vede, cioè al di là del correttore che magari toglie via la parte scura, però vedo proprio che sono profonde, erano bruttissime. Comunque con questo trattamento cosa fanno? Ti riempiono la parte interna e quindi cosa succede? Come voi vedete qua non c'è nessun tipo di buco e quindi prende la forma del viso, cioè abbiamo una forma normale umana. Per quanto riguarda il secondo trattamento, sapendo che l'ho fatto oggi, come vedete è ancora gonfio qua, vedete che qua sono un po' i pori dilatati, qui è ancora gonfio e anche qua ancora un po' gonfio. L'Agor mi l'ha fatto entrare da qua e anche da qua. E quindi lei mi ha detto che dalla prima volta, ovviamente, è possibile che magari ti rimane gonfia per un paio di giorni, però sparisce, perché l'altra volta quando mi ha fatto il trattamento all'acido ialuronico io non ho sentito niente, cioè il giorno dopo avevo il viso perfetto. Dopo questo trattamento
potete tranquillamente truccarvi, potete fare quello che volete, cioè non è che vi limita o chissà che cosa. L'unica cosa che lei mi ha detto è che se vado al mare, mettermi la protezione solare, anche per uscire devi mettere la protezione solare, io quello ce l'ho, lo uso già di mio e quindi mi va di lusso. E che dire, a me il trattamento mi è piaciuto tanto, lo rifarei, sì, anche se non ho il risultato definitivo, io lo rifarei. Io adesso, come guardate, io non ho nessun trucco, non ho niente, non ho correttore né niente, guardate come si vede, cioè non è proprio perfetto perché non ho niente, cioè questo, l'eyeliner, ho messo il rossetto giusto per dare un po' di colore e basta. Il mio intento qual è? Il mio intento di cercare di evitare di mettere il fondotinta, soprattutto d'estate, perché d'inverno non ci facciamo caso, però d'estate, ragazze, col caldo che fa, io sudo dalla faccia, cioè cosa faccio? Mi metto 3 kg di fondotinta perché devo coprire il contorno occhi, devo coprirmi le occhiaie, sono stufa, io le occhiaie ce l'ho da tantissimi anni, è arrivato il punto che non ce la facevo più. Per fortuna c'è questo trattamento, non so quanti di voi li conoscete, se qualcuna di voi lo conosceva già, l'aveva già fatto. Io ho visto comunque su YouTube che ci sono tante ragazze che l'hanno fatto questo trattamento qua. Il costo varia tantissimo, il costo varia dal 300 fino al 450 al 500. Qua a Valencia ci sono tantissime cliniche estetiche, praticamente a ogni angolo ce n'è una. Qua a Picassent, che è un pueblo fuori, cioè fuori che non c'è, ci sono due cliniche. Quindi qua è la normalità, credo che il 90% delle ragazze qua, almeno ragazze, sia ragazze che ragazzi, almeno un ritocco l'hanno fatto. Comunque io ho pagato 350, dentro c'è il trattamento dell'acido ialuronico, l'iniezione. L'iniezione cosa significa? Loro non è che ti mettono solo un flacone, che sono veramente onesti, perché tanti posti il trattamento dipende dai flaconi che ne hai bisogno. Quindi magari ti dicono, il primo flacone costa 200 euro, il secondo flacone costa 180, e tu non sai quanto ti serve. Invece loro mi hanno applicato credo un flacone e mezzo o due flaconi, perché ho fatto due sedute, una l'ho fatta a marzo e una l'ho fatta dopo il lockdown, quando l'ho chiamata e mi hanno fatto l'iniezione. E poi dopodiché ti fanno due sedute di un trattamento che mette la pigmentazione sotto la pelle. Come vi ho detto, il risultato mi ha detto che non si vede la prima volta, si vede la seconda volta. E comunque io spero che vi è piaciuto il video. Io il 30, come ho detto, ho l'ultima seduta, vi farò il video dell'ultima seduta e vi faccio vedere il risultato e vi dico una volta, farò vedere il prossimo video. E spero che vi è piaciuto il mio video, spero che vi è piaciuto il mio video tutorial. Per qualsiasi richiesta, informazione, per qualsiasi cosa che volete che vi faccio vedere, oltre le maschere o le varie trattamenti, io comunque vi consiglio di seguirmi sul mio canale, seguirmi sulla mia pagina Instagram, che ogni giorno metto delle maschere particolari, delle maschere speciali, create da me e provate da me. Grazie di avermi seguita e bella gente, alla prossima, ciao belli!